Pazzaluda Vlog. Cos'è Pazzaluda Vlog? Chiamato, c'è un nome, Frammenti di vita. L'indirizzo internet è Pazzaluda Vlog, ma il nome sotto il titolo è Frammenti di vita, perché in effetti sono realmente dei frammenti di vita quotidiana, delle fotografie, delle istantanee, di emozioni, di vita vissuta in modo semplice e crudo, così com'è. Non uso tecniche particolari, a volte un iPhone, una telecamera e così via. Non amo tagliare tanto, non fa parte di me. Il progetto vuole essere una capsula che viaggia realmente nel tempo. Io registro i video di mio figlio un giorno potrà registrare quelli del suo e così via, continuare all'infinito finché si avrà voglia di farlo. Ho forza di farlo. Il progetto nasce perché in effetti mi sono reso conto che non avevo io dei ricordi della mia infanzia, in quanto prima le tecniche di registrazione erano quelle che erano, filmati in bianco e nero, muti, proiettati sul muro, tutto qui. E quindi ho deciso di iniziare per dare a mio figlio un Don Giorno, un ricordo di me e di tutta la sua famiglia e della sua infanzia. E poi pian piano questo progetto ha ricevuto attenzioni, come lo sto ricevendo adesso, su testate giornalistiche, televisioni e radio. Quindi è un progetto abbastanza interessante, forse perché veramente è un progetto semplice, che non nasconde, che è partito così in sordina, senza pretendere nulla, se non quello di rivedere anche le proprie emozioni. Io ricordo i primi passi di mio figlio e li ho lì su YouTube. Capisci? Tante cose che voglio vedere, che poi il canale è nato in un secondo momento, perché io sono una persona abbastanza disordinata, tendo a perdere le cose. E quindi automaticamente l'unico modo che mi sono detto a un certo punto, io le metto su YouTube se non li perdo, a meno che non perdo poi la password di YouTube, che è tutto fattibile, è possibile, però assicuro la password per tutti coloro che vorranno continuare, l'ho sistemata in un posto particolare, l'ho data a persone particolari. E quindi il progetto è proprio questo, una capsula viaggiante di emozioni, di vita e di famiglie reali che potrebbe viaggiare appunto nel tempo. Questi video che si tramandano, le registrazioni che continuano all'infinito, tra generazioni e generazioni, arrivare a un punto realmente, immaginate uno nel 3000, vede come viveva quello nel 2000, facile, vai su Pazzo da Vlog, acciappa, acciappati, un video del 2010 e tu vedi, cioè, non è complicato. Alla prossima, sperando vogliate restare con me, ma anche che non vogliate restare con me. L'importante è che siate felici e che vi godete le vostre famiglie finché ci sono, che sono le cose più preziose di questo mondo. Il resto conta poco, o comunque si può comprare con i soldi. Tutto ciò è impossibile farlo. Alla prossima.